Eh, buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti ad uno degli ultimi incontri di questo preziosissimo festival. Eh, vedere questa sala eh, così gremita e in attesa è sempre una grandissima emozione. Eh, in questo nostro tempo insieme mh, abbiamo la fortuna di avere con noi due persone di particolare rilievo. Ve le presento alla mia destra Federico Faloppa che ci sta gentilmente servendo l'acqua in prevenzione insomma, del fatto che sicuramente ne avremo bisogno allora Federico Federico è un linguista di, di fama internazionale ha eh, le origini piemontesi ha un percorso molto interessante questa mattina studiavo cercavo di capire eh, la, la, la tua storia e insomma ho capito che Federico si occupa di eh, insegnare nelle diverse università internazionali eh, linguista, linguistica e sociolinguistica. Lui ha insegnato a Birmingham, ha insegnato a Granada, ha insegnato a Londra e anche a Torino. Eh, è autore di numerosissimi testi, però ne cito uno eh, proprio perché è molto pertinente rispetto ai temi di, di questa sera. Uh, il testo si chiama La farmacia del linguaggio, parole che feriscono e parole che curano. Sicuramente ci aiuterai ad entrare dentro questo interessantissimo uh, tema. Ha uh, anche svolto il ruolo di consulente presso numerosi enti pubblici, tra i quali anche il Consiglio d'Europa, e ha anche partecipato in questo ruolo uh, a diverse organizzazioni non governative. E poi alla mia sinistra c'è Oscar Bertetto. Oscar è un medico, è specialista in oncologia, è il vicepresidente e il cofondatore della Fondazione Faro. Eh, il 19 giugno scorso, Oscar, in occasione dei 40 anni della costituzione della Fondazione Faro, ha ricevuto un prestigiosissimo riconoscimento. La cittadinanza onoraria della città di Torino e lo ha ottenuto per il suo impegno continuativo accanto ai malati oncologici per la loro cura e ovviamente non solo. Oscar, una lunga carriera, una lunga carriera accanto alle persone in difficoltà, in una condizione delicata e particolare. Quindi tanti incontri con tante storie davanti alla linea del limite. Noi oggi abbiamo la fortuna di averti qui e quindi se tu vuoi ti chiediamo di raccontarci la tua esperienza. Ma grazie dell'invito e della presentazione. Io cercherò di rivedere con voi, sperando di non annoiarvi. Eh, come in questi 40 anni in cui ho fatto l'oncologo è cambiata la modalità con cui avvicinarci alle parole di cui parleremo oggi. E nel 1976, quando io entravo al San Giovanni Antica Sede, che allora era l'unico ospedale oncologico di Torino, era un ospedale che aveva ancora come negli anni in cui fu fondato le corsie, 34 letti, 17 per parte per quanto riguardava le donne e 26 per quanto riguardava gli uomini. E quindi capite che siccome la comunicazione è fatta anche degli ambienti in cui la comunicazione avviene, sicuramente incominciavamo male ecco, a poter eh, eh, comunicare, ma soprattutto si era all'interno di una... Eh, cultura, che peraltro in parte ci accompagna ancora oggi, in cui la parola cancro, la parola tumore, era la, per eccellenza la parola che nessuno avrebbe voluto sentire. Ancora oggi in realtà ciascuno di noi quando va a fare un esame medico dice speriamo che non mi trovino un tumore, cioè eh, per antonomasia è la parola che dal punto di vista fantasmatico ha un... È un qualcosa di perturbante. E perché tra le malattie, credo, il tumore è così perturbante? Proprio perché da un lato lo viviamo come un, un nemico interno, qualcosa che dal, dal nostro interno, che abbiamo fatto nascere noi, secondo, eh, disgrega però il nostro organismo, in qualche modo modifica eh, e modifica, non so l'organismo inteso come corpo che sente la malattia, tra l'altro, appunto, oltre che nemico interno il cancro è vissuto come una malattia noi oggi abbiamo alcuni tipi di tumori che hanno una sopravvivenza superiore al 90%, il tumore della mammella diagnosticato in fase iniziale, il tumore della prostata iniziato in fase iniziale, molti altri tipi di tumori Eppure la lettura della parola carcinoma su un esame istologico cambia eh, da quel momento lì in poi la nostra vita. Eh, e la cambia proprio per questo, perché nel nostro vissuto, che è un vissuto culturale vissuto anche dai medici, eh, noi la immaginiamo come eh, una malattia potenzialmente mortale, che ci porta a morte, tra l'altro, in modo faticoso attraverso eh, sintomi, dolori, momenti difficili e eh, quindi eh, era una parola che avevamo difficoltà a pronunciare e non pronunciandola in realtà lasciavamo il malato nella solitudine di gestire questa sua situazione perché non è che eh, purtroppo... Eh, la, le parole che riguardano la medicina, a differenza forse di altri tipi di parole, è che sono sentite dall'esterno, ma sono sentite anche dall'interno del nostro corpo. E quindi anche se dall'esterno sentiamo delle bugie, dal nostro interno sentiamo invece delle verità, perché il nostro corpo ci parla. E, e, e quindi avevamo questo problema di eh, lasciare il malato eh, nella sua solitudine e eh, si veniva a creare un problema di carattere anche relazionale, si incominciava ad, ad utilizzare tra il malato e i suoi familiari delle parole ambigue, delle parole non sincere e, e si veniva quindi a creare un isolamento della persona malata. Uno dei compiti del medico, però, eh, mi rifaccio ad una frase di Seneca perché la trovo particolarmente indicata. Seneca, ad un certo punto, nel De Clemencia scrive Mali medici est desperare ne curet. Cioè è proprio del cattivo medico disperarsi perché facendo così non cura. E dico questo perché in quell'ambiente culturale il nichilismo pervadeva anche i medici, pervadeva gli infermieri, pervadeva il modello organizzativo che era intorno alla malata. In qualche modo, anziché agire sulle parti sane, che sempre ci sono all'interno di ognuno di noi, tendevamo quasi a compiangere le parti malate insieme alla persona malata. Eh, e credo che questo sia invece un errore. Noi nel momento in cui affrontiamo una malattia dobbiamo cercare di lavorare se lo insegnano tra l'altro oggi le ultime scoperte proprio in ambito oncologico per quanto riguarda l'immunologia eh, su quello che il nostro organismo può mettere in atto per combattere la malattia e quello che può mettere in atto in realtà è fortemente aiutato dalla farmacia delle parole <ride> eh, eh, da, eh, da, da utilizzare un momento corretto dal punto di vista eh, relazionale mi soffermo ancora brevemente su questo poi se mai mh, eh, ricompariamo eh, dopo aver sentito anche il parere del linguista perché di fronte a questa situazione non essendo formati dall'università in realtà io allora reagì in modo Molto esperienziale. Cioè, eh, cercai di dire non dire, eh, di essere d'aiuto, e, e nello stesso tempo, però, adeguarmi a qual era il clima in cui eh, esercitavo eh, la, mia, eh, la mia professione. Eh, in fondo, l'ammalato non si attende da noi i miracoli. Una delle eh, degli orgogli della medicina contemporanea, che in realtà è sbagliata, è quella di pensare che l'ammalato ci richieda l'immortalità, ci richieda eh, delle soluzioni velleitarie. Non è così. L'ammalato ci richiede aiuto ad avere fiducia, ascolto, accompagnamento, queste sono le sue richieste. E quando c'è di mezzo la morte, forse. Ci richiede anche di essere ricordato. E eh, queste, io credo, sono le cose che in qualche modo la malato di una malattia che porta a morte spera dal proprio medico. Di avere un aiuto lungo tutto il decorso, di non essere abbandonato, quindi di essere accompagnato, e di essere eh, ascoltato. E perché? Eh, è importante questo, perché la medicina contemporanea mh, ha di fronte alcuni rischi. Li cito rapidamente, ma per eh, capirci. Uno è il rischio che, guardate eh, bene, che ciascuno di questi rischi, come sempre succede nella vita di tutti i giorni, è anche la grande sua potenzialità. Il problema è soltanto che sono tutte potenzialità. Eh, necessarie per fare della buona medicina, ma non sufficienti. Eh, la prima è che, e questo ci deriva dal 600. Eh, Galileo Galilei ci insegnò che non c'è scienza senza misurazione. E allora noi siamo diventati dei grandi misuratori. Misuriamo tutto in medicina. Eh, il problema di fondo, però, è che poi ci imbattiamo eh, in una cosa molto banale che i sintomi che accompagnano le fasi avanzate di malattia e che avvicinano e che sono sempre di più quanto più ci si avvicina alla morte, sono quasi tutti sintomi che sono immisurabili se non attraverso l'ascolto del paziente, non con la relazione col paziente, se non attraverso la parola che il paziente ci dice. Pensate al dolore. Abbiamo mica lo sfigmomanometro, o il termometro. Dolore noi lo capiamo solo se ascoltiamo il paziente che ci dice quando insorce, quanto è intenso, che cosa glielo calma, come si irradia, ma potrei citarvene a decina, la nausea, l'anoressia, l'asteria e badate bene che sto citando tutti i sintomi fisici che quindi teoricamente, per rifarci sempre al 600 e a Cartesio, dovrebbero far parte della parte estensa e quindi della parte misurabile e pensate ai sintomi psicologici. L'ansia, l'angoscia, la paura, la depressione, come li misuriamo se non attraverso l'ascolto e la relazione col paziente? Quindi, uno dei primi grossi problemi della scienza contemporanea è: sì, bisogna misurare, ma e forse lì avremmo dovuto ascoltare di più Einstein quando ci disse: badate bene, che non tutte le cose che contano si possono misurare, e non tutte le cose che si misurano contano. E quindi incominciamo a, a vedere come sia importante la relazione, la parola. L'altro grosso problema della medicina contemporanea è che non c'è scienza senza sperimentazione, e la sperimentazione per sua eccellenza, per essere fatta, quindi anche qui è una condizione necessaria, ma purtroppo non sufficiente a fare della buona sperimentazione, e che semplifica le cose. Per sperimentare bisogna semplificare il quadro in cui noi studiamo quello che stiamo facendo. Ma ogni semplificazione è una riduzione. E purtroppo in medicina il riduzionismo può portare a grossi guai. Perché può portare a farci scambiare il paziente per la molecola di cui il paziente è portatore. Che certo è la causa della sua malattia, è la mutazione di quella molecola. Ma purtroppo non può essere ridotta a quella molecola. È terribile sentire oggi in alcuni reparti di oncologia classificare l'ammalato con è un estrogeno positivo, un progesterone positivo, un triplo negativo, un crb 2 mutato, cioè con la molecola di cui è portatore che classifica la sua malattia. Che certo è indispensabile conoscere per curarla al meglio, ma non è sufficiente conoscerla per curare. E la terza cosa. E qui chiudo perché rilancio al linguista, è che la medicina contemporanea, proprio perché è riduzionistica e quindi iperspecialistica, necessariamente ci ha portato a parlare iperspecialistico. Ma l'iperspecializzazione dei linguaggi, se poi le persone che curano l'ammalato non si incontrano e non decidono e parlano insieme e non lavorano in equip, diventa secondo me. Proprio come è successo nella Bibbia, la Torre di Babele, eh, orgogliosamente la medicina crollerà nelle iperspecializzazioni delle sue parole, perché porterà i medici stessi a non capirsi più a vicenda. E guardate che questo incomincia ad essere vero, soprattutto nel momento in cui noi usiamo le sigle. Se voi trovate su una cartella clinica E puntato, R puntato, A puntato, faccio sempre questo esempio per capirci. Se non siete dei medici, Ira immediatamente ci ricorda Belfast e l'Irlanda, insomma. E se siete dei medici dovete incominciare a pensare chi è passato prima. Perché se è passato il nefrologo è l'insufficienza renale acuta, se è passato l'ophthermologo è l'insufficienza respiratoria acuta. E quindi la stessa sigla non è più capibile neanche dalla persona che legge la cartella se non è in qualche modo spiegata da altre motivazioni. E allora io credo che un altro dei grossi limiti della medicina contemporanea è che bisogna ritornare a parlare semplice e non a parlare da iperspecialisti. L'iperspecialismo serve per le comunicazioni scientifiche, non serve nella relazione d'aiuto, che è basata su altri presupposti. Io per il momento mi fermerei. Grazie, grazie Oscar. Tanti spunti. Puntiamo l'attenzione su, su ciò che più conta e, e cerchiamo di ricordarci che le persone che sono in difficoltà hanno bisogno, come dicevi, di essere viste davvero e per poterle incontrare, come dire, no? questo strumento meraviglioso che è la comunicazione all'interno della quale tutto accade, deve essere uno strumento a disposizione di chi si occupa delle persone in difficoltà. Bisogna sapere no? che cosa si dice, è importante farlo in un certo modo perché. Questa deve essere la direzione per poter essere di supporto. Allora chiediamo aiuto a, ad uno specialista di queste parole così, così importanti, così preziose, che compongono tutta la realtà no? nella vita di, di tutti i giorni per noi. Federico, come si può occupare di morte un linguista? Domandone. Grazie, sì, domandone. Tanto buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi questo pomeriggio. E consentitemi anche di ringraziare l'organizzazione di questo bellissimo festival, Armando Buonaiuto, il direttore, ma tutto il gruppo del Circolo dei Lettori, a partire da Elena Notarangelo e tutti i volontari. Si dimentica spesso che ci sono tanti volontari che stanno dietro a queste manifestazioni e io vi chiederei un applauso per loro. Grazie. <ride> e... Ringrazio anche perché sono felicissimo di essere qui con voi. Felice e morte sono due termini che forse non vanno sempre d'accordo, ma oggi almeno io sono felice perché già soltanto dal primo intervento del professore mi sembra di capire che ci sono molti elementi che si completeranno, mi auguro, diciamo, nel nostro racconto. Provo a raccontarvi come io da linguista ho tentato di occuparmi di, di questo tema. Eh, un linguista si occupa di morte quando muoiono le lingue ma questo è un tema che non ci riguarda, la morte delle lingue quindi i linguisti come fanno a evitare che le lingue scompaiano? Se ne occupano o non se ne occupano? Io personalmente me ne sono occupato in un libro di qualche anno fa, Brevi lezioni sul linguaggio, in cui cercavo di interrogarmi da un punto di vista dell'ecologia delle lingue, no? come evitare la morte del linguaggio, del, di alcune lingue, delle lingue che sono meno viva, vitali di altre. Però oggi questo non è il tema. Tenterò di toccare invece tre argomenti, tre punti di vista, che spero possano servire a essere complementari ai racconti fondamentali del professore. Il primo è un linguista, io sono un linguista storico, cerca di capire come nel tempo si è raccontata la morte. Cioè il linguaggio, non necessariamente quello specialistico, il linguaggio, diciamo così, comune. Il secondo... E qui tocca di più le mie aree di ricerca. Mi sono occupato di morte, o meglio, di comunicazione della cura e della malattia in eh, una dimensione interculturale, come si comunica la malattia, anche il fine vita, a persone che non parlano la nostra lingua, che arrivano da contesti culturali anche molto diversi. Io ho fatto formazione anni fa. In una SL di Bari in Puglia abbiamo formato circa 200 medici, persone che dovevano appunto ragionare su questi temi. Oggi cercherò di darvi alcuni elementi che spero possano servirmi per dialogare, dialogare in modo più stringente con lei. E poi l'ultimo elemento che mi sta altrettanto a cuore: un linguista si occupa di morte quando cerca di capire come anche ideologicamente il discorso ruota intorno alla morte la mia morte, la nostra morte ma anche la morte dell'altro, degli altri come si parla di chi sta morendo nel Mediterraneo di chi sta morendo attraversando un confine, allora io cercherò di toccare questi tre elementi che mi paiono connettersi tra di loro, comincio dal primo anche per alleggerire un po' eh, ho provato a dare un'occhiata attraverso un software che si chiama Sketch Engine a Diciamo così, al linguaggio che nel web si trovava nel 2020. Ci sono dei grandi corpus di testi che vengono fatti per fare analisi quantitative del linguaggio. Questo software permette di analizzare un campione molto rappresentativo della lingua che nel 2020 si trovava nel web, quindi centinaia di milioni di parole. E facendo proprio una cosa molto impressionistica, utilizzando questo software, ho provato a capire la frequenza. Delle parole che erano vicine alla parola morte nei testi che si trovavano nel web in quel momento. Le parole che più frequentemente erano vicine nei testi alla parola morte erano cellula, natura, parlo di elementi lessicali, non parlo di preposizione articoli: elementi lessicali pieni, tragica, un aggettivo, tempi, tempi morti, persona, animale. E poi prematura e improvvisa, può dire tutto, può dire molto. Ovviamente dovremmo vedere i contesti di, questo, di, queste, di questi testi, di queste parole, di queste co-collocazioni, come chiamiamo noi in linguistica. Ma certamente parliamo di morte della cellula, poi la morte della persona viene molto sotto, no? o la mo anche morte natu e natura sono dei concetti che vanno molto a braccetto, e poi la tragicità, o la il modo di essere prematuri anche oppure la morte, questo per ciò che precede, quindi cellula che muore, morente, oppure la morte è ciò che segue nel testo e anche lì si ha una morte prematura, una morte violenta e solo sotto, al decimo, undicesimo posto delle parole più frequenti c'è la morte naturale. Quindi ovviamente lascia il tempo che trova, bisognerebbe fare delle analisi più complesse, tuttavia ci fa capire che nel linguaggio comune... La morte non è un elemento che, la morte naturale non è la prima cosa, diciamo così, di cui si parla, né neanche la morte delle persone. Se poi si guarda anche al verbo morire, è interessante perché si parla molto della morte eh, delle persone, sì, ma anche dei bambini: è un tema che si tocca molto. La morte e i bambini, il morire delle persone più piccole viene toccato nei testi molto, molto frequente, ma invece se a morire affianchiamo a destra, cioè dopo, no? un avverbio abbiamo improvvisamente, prematuramente, tragicamente, lentamente. È interessante, sono delle piccole linguistiche che ci fanno capire che in complesso, diciamo a, a maglie grosse, quando la parola morte o morire compaiono nei testi, appunto non è un elemento necessariamente naturale e si parla di tragicità, di violenza, di impegno. Qualcosa che succede improvvisamente, qualcosa ci dice sul linguaggio. Tuttavia, essendo la morte anche un elemento con cui ci confrontiamo da molto, grazie, Monica, mi viene in mente quella poesia che conoscerete in molti, verrà la morte avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo, Cesare Pavese. No? Questo accompagnamento, e fa parte di noi. Tuttavia. Nel tempo, come abbiamo parlato di morte e di malattia? Ci accompagna, tuttavia, cerchiamo di evitare di parlarne. Un linguista storico come me si occupa di linguaggio e morte, per esempio, studiando il modo in cui nel tempo, e non solo in italiano, abbiamo cercato di evitare di parlare di morte: l'eufemismo. La circonlocuzione. Ed è interessante perché, se ci pensate, le cose cambiano nel tempo. Cambiano perché eh, se voi prendete Philippe Ariès, il grande eh, storico francese che ha scritto una trentina di anni fa La morte in Occidente, no? ci spiegava che nel Medioevo il rapporto con la morte, anche dal punto di vista verbale, era molto diverso. San Francesco, che nel Cantico parla di morte corporale, la sola morte corporale, cioè il corpo e la morte erano la costante, mentre invece poi nel tempo la corporalità è venuta meno. Anzi, si cercava di evitare di parlare della morte del corpo. E allora chi ha analizzato, per esempio, i testi dei necrologi, ci sono studi anche su questo, i testi delle iscrizioni tombali tra il 700 e l'800 e il 900, diceva, beh all'inizio si mettevano no, fino al 600, 700, ma ci sono esperti in tanatologia, adesso non voglio allentarmi in, in un campo che non è il mio, ma si mettevano dei simboli che richiamavano la morte, poi c'era il cherubino. Perché allora lì invece c'era la morte, no? invece la salvezza dell'anima, e poi invece c'erano le frasi che ricordavano il defunto in vita, proprio per evitare di occuparsi della corporalità, del disfacimento del corpo. Ma pensate a tutti gli eufemismi che troviamo non solo nella storia della lingua italiana, ce ne sono in tutte le lingue. Ve ne leggerò alcuni perché mi sembrano interessanti, danno anche un po' la cifra no? di come evitiamo di parlare di morte. Ma pensate a. In Inghilterra, quando mi chiedono se voglio fare un'assicurazione sulla vita, non è che voglio fare un'assicurazione sulla vita, quella è un'assicurazione sulla morte, evidentemente. Life insurance non è qualcosa che assicura la mia vita, ma che dà un premio a chi verrà dopo di me se io no, morirò. È un eufemismo, eh, se ci pensate, che è corrente. Oppure pensate alla frase, se dovesse succedermi qualcosa, mi sembra un eufemismo al quadrato, come se. Succederà, l'ipotesi non è contemplata, succederà non si sa quando, ma succederà. Se dovesse succedermi qualcosa invece di morte, morire. No? E poi ce ne sono tante, appunto ve ne leggo alcune perché mi sembrano interessanti, eh, così a campione. No? Eh, intanto eh, perdere scusatemi, lasciarci le penne in italiano, adesso ne ho tante, devo solo trovare gli esempi, eccole qua. In cinese, negli anni 70, incontrare Karl Marx, Karl Marx, scusate, non mi veniva. Oppure, ancora in cinese, andare a vendere uova salate d'anatra, cioè morire. In danese, lasciarsi dietro i propri vestiti. In finlandese, gettare il cucchiaio in un angolo. Chi lo sa, i finlandesi, questi cuochi, non lo sapevano, ma insomma, interessante. Abbassare la tenda in giapponese. Lasciarci le penne, ovviamente in italiano, dare un calcio al calendario polacco, oppure kick the bucket, che ha una storia interessante, perché il bucket era il secchio di legno che si metteva sotto gli impiccati, no? e poi si dava un calcio al secchio, e quindi la corda tesa e, no, faceva sì che il corpo dell'impiccato cadesse e che si eseguisse la pena capitale. Stirarsi le gambe in portoghese. Avere un giardino che ti cresce addosso in rumeno, guardare l'erba da sotto. I tedeschi, vabbè, cercano sempre di avere una visione un po' razionale delle cose. Ce n'è uno francese interessantissimo, ve lo dico perché se andate su internet trovate l'esempio. Cassessa pip. Cassessa pip viene dall'epoca napoleonica, probabilmente, cioè rompere la propria pipa. No? Perché, non avendo anestetici durante le guerre napoleoniche, questa sembra l'etimologia più corrente, diciamo, si metteva la pipa degli ufficiali in bocca, gli si chiedeva di stringere per affrontare il dolore, ma se l'ufficiale moriva, la pipa cadeva dalla bocca, quindi si rompeva. Ed è interessante perché nel 1981, quando è morto Georges Brassens, Liberation fece una pagina che passò alla storia. Brassens a Cassessa Pip, e c'è una foto di Brassens con la pipa, era morto. No? Per annunciare la morte di Georges Brassens, famoso fumatore di pipa, si usava questo eufemismo, si usò questo eufemismo. Ma adesso appunto, se adesso non abbiamo il tempo di vederlo, di parlarne, ma pensate allo sketch famosissimo dei Monty Python sul pappagallo morto, no? dove questi due personaggi dei Monty Python veramente incorrono in tantissima ambiguità perché stanno usando tanti, tantissimi eufemismi, ma lo fanno ovviamente per uno scopo per divertire, oppure Shakespeare eh, gave up the ghost, cioè rendersi ai fantasmi. No? Shakespeare in misura per misura, c'è un, un pezzo molto famoso nel terzo atto, dove la morte viene parafrasata con tanti tanti eufemismi, anche qui perché faceva parte della cultura del tempo. Ma eh, non volevo solo soffermarmi su questo. Mi interessava anche ragionare sull'eufemismo e la malattia, non soltanto sull'eufemismo e la morte. Tanto chi studia gli eufemismi e la morte ancora oggi dice che ci sono diverse aree eh, che attivano l'eufemismo. Uno è quello della perdita, no? se ci pensiamo anche in necrologia, a quello che si trova scritto. No? L'altro è quello di lasciarci, andarsene, lo spostamento, il viaggio in qualche modo. L'altro è quello, che va verso una vita migliore e quindi quasi iperbolicamente, come se fosse una specie di ricompensa la morte. No? Per chi crede, evidentemente, l'altro è si spegne, come lo spegne di una candela. L Altro è, soprattutto, con le malattie che possono portare appunto alla morte, eh, è stato sconfitto. La malattia che ha sconfitto, la guerra, insomma. Sono aree semantiche molto interessanti perché mettono in evidenza delle figure retoriche specifiche, la metafora, ma anche l'iperbole, no? tutto ciò per cercare di evitare di usare la parola morte e morire. Ed è interessante perché cambia nel tempo il modo in cui queste aree semantiche si sviluppano, attraversano le lingue, i contesti. Però anche quando parliamo di malattia, così cerco appunto di mettermi in dialogo di nuovo col professore, pensate a come abbiamo verbalizzato le malattie nel tempo. La sifilide, le malattie venere, che erano una maledizione, no? addirittura erano un motivo per dare addosso al nemico il mal francese, in italiano si diceva, no? nel 600, nel 700, l'avevano portato i francesi, oppure il mal spagnolo anche. Ogni popolo si diceva, no, l'hai portato te, quindi ai russi il mal polacco, eccetera. Oppure pensate a come sono state verbalizzate, scritte, diciamo così, anche... Eh, no, non soltanto le malattie, ma la corporalità della donna ancora nell'Ottocento, nell le mestruazioni, in inglese, epoca vittoriana non è un caso, venivano chiamate la vendetta di Montezuma. Perché non bisognava parlare dei liquidi che uscivano dal corpo. No? Il liquido, poi ne parliamo però in termini interculturali tra poco. È interessante perché le culture vedono anche il liquido no? Ciò che viene buttato fuori dal corpo in modo molto diverso, e quindi dobbiamo essere molto attenti, molto attenti anche nella cura, quando utilizziamo, quando cerchiamo no, anche nel trattamento sul piano comunicativo-linguistico. E poi pensate, negli anni 80 del Novecento, l'HIV, no? le espressioni che si usavano, la peste, i gay, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne sono tanti di esempi. La cosa interessante da linguista è che, appunto, attraversano il tempo, ci dicono molto sulla società che ha articolato verbalmente queste espressioni, ma anche del nostro rapporto che cambia nel tempo. Quelle metafore rispetto al, ai liquidi corpori della donna oggi non sono più necessarie perché evidentemente, culturalmente, abbiamo fatto per fortuna un bel passo in avanti. No? Tuttavia, appunto, poi quando parliamo di morte continuiamo a confrontarci con queste aree semantiche. E qui lancio di nuovo la palla al professore. È interessante però perché appunto nel tempo non si è evoluto, l'abbiamo detto, dal Medioevo in poi, c'è chi l'ha studiato con molta dovizia di particolari. Tuttavia oggi ci confrontiamo forse, forse, in modo un po' più oggettivo, meno isterico, meno spaventato con la morte, benché continuiamo a usare queste metafore, questi eufemismi. Tuttavia siamo, non siamo ancora capaci di comportarci, anche verbalmente, nella comunicazione con la morte, se le persone a cui ci rivolgiamo non appartengono alla nostra lingua, alla nostra cultura. E cosa facciamo? Come ci attiviamo? Qual è il ragionamento che dobbiamo portare avanti? Ecco, io mi fermo qui perché vorrei riprendere questa cosa anche con un po' di... No? Mi vedrete più accorato anche perché sono temi anche molto politici per me, insomma, la, la giustizia anche da un punto di vista discorsivo quando si no? attraversano questi temi, il modo di trattare... E accogliere l'altro anche nella cura e anche nella comunicazione. Tuttavia, ecco, diceva il professore, abbiamo cambiato modo di articolare, verbalizzare, prima non si diceva neppure, in alcune lingue, iraniano, non il persiano, insomma il farsi, ma anche in altre lingue, il punjabi, non c'è un termine specifico per cancro, si usa ingrossamento della massa, si usano perifrasi. Non abbiamo neanche un termini specifici per chiamare alcune cose. Come si fa? Ci dobbiamo porre delle domande. Io credo di sì. Credo di sì. E soprattutto, come lo facciamo? Non è soltanto una questione linguistica, qui ripasso la palla. Ma è anche una questione di processi. Non è soltanto una questione di lessico. Diceva il professore, noi abbiamo cambiato il lessico medico, non dobbiamo, dobbiamo evitare di parlarci addosso per tecnicismi, dobbiamo semplificare la comunicazione. Certo ma c'è anche una questione di consapevolezza, la chiamo io metalinguistica, cioè che cosa si può fare con il linguaggio, e metaculturale, di cui dobbiamo essere avvertiti, e anche un ragionamento sui processi, come lo attiviamo e su, poi su questo magari riprendo il discorso. Grazie, grazie Federico, eh, ti ascolto e mi rendo conto di, 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 di come dire, quanta complessità no? stia dentro questa, questa dimensione. Critica per molti aspetti, forse anche perché parla no? di fine, di separazione, di perdita, davanti a questi termini la via forse dell'essere umano, la prima via dicevamo può, può essere quella della fuga, no? un evitamento difensivo però cerchiamo di evitare qualche cosa di assolutamente inevitabile. E allora momenti come questo per acquisire la consapevolezza di quanto, come dire, no, possa essere importante riflettere meglio perché non si può fuggire. E allora come stare? Come stiamo? Come fare a stare nel modo giusto accanto a chi non può fuggire? Ma, la, la prima cosa eh, è che mh, non si può giocare soltanto sul piano... Cognitivo razionale, eh, cioè nel momento in cui noi parliamo di morte, nel momento in cui parliamo di malattie che possono portare alla morte, entra in campo subito fortemente l'emozione. E eh, la, eh, le emozioni eh, incominciano a non giocarsi solo sulle parole. Non per rifarci alla solita cosa, che non. Ma il linguaggio di fatto non è la prima espressione di comunicazione con gli altri. Basta vedere un bambino neonato per capire quanto comunica e come non parli. E quando sono in gioco i grossi temi, come per esempio il tema della morte, il tema della malattia che non guarisce, le emozioni entrano pesantemente in gioco. E quindi è chiaro che eh, se c'è reale comunicazione, e quindi significa mettere in comune delle cose, nel momento in cui è fortemente emozionato la persona che ascolta, è fortemente emozionato la persona che parla. E, 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 e questo gioca, è un, è un macigno eh, che sta dietro alle parole. Quindi. Ogni parola può ferire o guarire proprio perché parla fortemente alla personalità emotiva dell'altro più ancora che al suo eh, razzoccinante modello con cui può eh, mettersi ad ascoltarci. E questo non è un problema, non è un problema da poco. Eh, in realtà, eh, quando di mezzo ci sono le emozioni, un vecchio acronimo, con tutti gli acronimi, bisogna sempre prenderli per quelle che valgono. Però ci dice: quando ci sono dei mezzo le emozioni, usate l'acronimo nurse, nurse eh, in inglese. E quella N di nurse significa naming, cioè la prima cosa che si fa quando c'è un'emozione in ballo è avere il coraggio di nominare. Per cui quando si ha di fronte una persona che si avvicina alla morte e quindi magari è triste, avere il coraggio di dire la vedo triste oggi, signora. E, e, e poi c'è quella U, Nurse, che è understanding, cioè la vedo triste, ma la capisco, perché se anch'io fosse nella sua situazione sarei triste. E queste sono le prime modalità con cui si può incominciare a... Discutere poi la R sta per respecting perché naturalmente il capire un altro vuol dire anche rispettarne le modalità con cui estrinseca le proprie emozioni che sono diverse da cultura a cultura, ad esempio. Qual è il grosso problema però a cui ci pone di fronte oggi il progresso scientifico e che per esempio mi ha messo fortemente in crisi una decina di anni fa rispetto a tutto quello che avevo imparato nei 30 anni precedenti? è che attraverso, per esempio, la genetica, io devo comunicare ad una persona che probabilmente morirà perché ha un gene mutato. A una persona che in quel momento sta benissimo. A una persona su cui, peraltro, per molte malattie, pensate alla Corea di Huntington, tanto per citarne una, che è una malattia neurologica degenerativa so che devo morire ma non ho nulla da poter fare per interrompere l'evoluzione di quella malattia. E quindi in qualche modo mentre prima ero chiamato a parlare di morte con delle persone che se la sentivano in qualche modo dentro perché la malattia era andata avanti e quindi loro stesso sentivano il peggioramento della propria malattia, oggi sono chiamato a parlare di morte a delle persone per fortuna, spesso non succede di dover parlare di morte, ma di parla dover parlare di cancro sì, anche alle persone che vanno a fare uno screening, che anche lì sono delle persone che per la definizione stessa di screening stanno benissimo e che all'improvviso si trovano con una diagnosi di una malattia tumorale, eh, perché per definizione lo screening si va a fare quando non ci sono sintomi, perché altrimenti è una diagnosi tempestiva, ma non è uno screening. Allora eh, il problema. Eh, per esempio che oggi eh, eh, io sento molto e mi mette in difficoltà, è quando devo fare un colloquio genetico, magari con un familiare, magari con la figlia della persona malata che è portatrice dello stesso gene della madre e che tra l'altro ha di fronte la malattia della madre, che magari ha avuto un tumore dell'ovaio della mammella e lei è una portatrice di una mutazione BRCA1 o CA2 che la porterà ad avere quelle stesse malattie. E e quindi in qualche modo eh, preannunciare la possibilità di morire eh, ad una persona che è in buona salute. Questo è un altro dei grossi problemi che abbiamo, per esempio, di fronte oggi. Eh, vi ho citato questi due esempi perché prima vi ho parlato di com'era 40 anni fa, 50 anni fa, quando iniziai. Eh, adesso che cosa invece ci troviamo di fronte? E su un'altra cosa voglio sottolineare l'attenzione ed è l'importanza quando noi abbiamo un discorso su questo di tener conto eh, come si può dire della storia della persona che abbiamo di fronte perché qual è il rischio se non teniamo conto della storia non soltanto che non ne capiamo le aspettative i desideri i bisogni le volontà i diritti eh, non si tratta solo di questo, ma si tratta anche del grosso errore che possiamo fare come medici e che infatti regolarmente facciamo, che è quello di cadere nel cosiddetto accanimento, perché in realtà prendiamo qualunque episodio acuto dell'evolversi della malattia come un episodio a sé stante. Se io prendo un episodio a sé stante, per il singolo episodio ho sempre una soluzione. Si chiude un uretere e metto un tubicino, si chiude il collegno e ne metto un altro. Eh, il problema è che questa cosa ha un senso. Se per esempio mi viene un infarto e va bene che mi mettano uno stent, perché è curativo in quel momento e risolve la malattia. Ma se io metto uno stent ureterale all'inizio di una malattia oncologica, ha un senso e non è accanimento te lo metto ad una persona che ha metastasi cerebrali, metastasi epatiche, metastasi polmonari e soltanto perché gli viene anche la chiusura dell'uretere, io penso di risolvere il problema mettendogli il doppio G. E certo che gli risolvo il problema immediato di quell'episodio acuto, ma non inserisco quell'episodio acuto all'interno della storia della sua malattia e quindi in realtà io propongo un atto che è accanimento terapeutico Guardate che potrei fare degli, esami, degli esempi molto più pregnanti per delle malattie oggi purtroppo molto diffuse. Pensate all'Alzheimer. Pensate alla persona colpita da Alzheimer che non riesce più a deglutire. E quindi è un episodio acuto, non riesce a deglutire, mi metto uno stent, faccio una gastrotomia e lo nutro dallo stomaco. E poi non riesce più a respirare perché gli va attraverso quello che deglutisce, gli faccio una tracheostomia e lo faccio respirare artificialmente. E poi gli viene una broncopolmonite, mentre c'è tutta questa roba qui, e gli do l'antibiotico dell'ultima generazione che gli toglie anche la broncopolmonite. Che cosa sto facendo? Sto considerando singoli atti nella vita di quella persona non tenendo conto della sua storia. Qualche volta non tenendo conto neanche della sua volontà, che prima di diventare alzameriano, magari aveva parlato con amici, con parenti, magari col medico stesso, dicendo: guardi che se vado incontro a questa cosa, per favore lasciatemi tranquillo. La mia volontà è questa qui. Allora, il problema che oggi abbiamo di fronte nel momento in cui parliamo di morte, è proprio quello di comprendere che la morte è immatura. La morte improvvisa, la morte tragica, per carità, continua drammaticamente a esistere. Io abito purtroppo in un paese che si chiama Brandizzo, che è diventato famoso purtroppo in questo periodo eh, per i cinque morti drammatici e improvvisi che ci sono stati. Ma quella è una morte che oggi riguarda una piccolissima parte della popolazione. La maggioranza di noi, purtroppo. Eh, morirà di malattie croniche, degenerative a lenta evoluzione. E dobbiamo saperlo, dobbiamo metterlo in conto: e questo è quello che. E quindi il, il discorso della malattia, il discorso dell'avvicinarsi alla morte, il discorso di che cosa mettere in atto affinché, per quanto lunga sia la nostra vita di qui alla morte, sia comunque non vivere già come dei quasi morti ma vivere dando senso e significato ai giorni che ci restano da vivere è la grossa sfida che abbiamo come linguisti e come medici. Dobbiamo reimparare a parlare della morte perché inesorabilmente è quello che ci aspetta e oggi ci aspetterà. Alcuni grandi anziani dicono purtroppo sono diventato fin troppo vecchio, si incomincia a sentire questa cosa in, eh, in, in alcune persone. Anziane. Noi speriamo invece ancora di arrivarci a quel limite dell'essere troppo vecchio per poi rimpiangere di essere diventato tale, ma l'obiettivo che dobbiamo avere di fronte è convivere con una malattia che ci porterà a morte. Questo è eh, quello che anche dal punto di vista della parola dobbiamo imparare ad affrontare. Perché per aiutare una persona in quella situazione noi dobbiamo imparare di nuovo a utilizzare termini che abbiamo cercato di edulcorare, che abbiamo cercato di modificare, che la cultura storica fa sì che prendiamo in quel modo, quindi se sono uscite fuori quelle espressioni è perché erano dei meccanismi di difesa in fondo dal eh. punto di vista eh, psicologico nel momento in cui le abbiamo utilizzate, quindi eh, quasi sempre su questo chiudo nella storia, quando ci sono dei passaggi, si, si, si cerca di superare questi passaggi con dei riti di passaggio. Probabilmente è giunto il momento di insieme stabilire qual è il rito di passaggio alle cure pagliate, eh, che credo sia eh, la sfida che dobbiamo avere di fronte. Con quale modalità, con quali linguaggi, con quali accorgimenti. Eh, cerchiamo insieme come comunità di affrontare un problema che inesorabilmente abbiamo di fronte. Grazie Oscar. Questa è sicuramente la strada perché... Non sarà questione del, del come e del quando, ma non del cosa, no? quindi l'esperienza è un'esperienza universale, però in realtà è anche speciale perché è diversa per ciascuno di noi. Certo è importante in vita eh, ragionare, pensare stare insieme sulla strada da percorrere per riuscire a vivere contemplandola nel modo migliore per riuscire ad avvicinarsi con... Eh, come dire, lo sguardo più, più adeguato e anche più pronto possibile. Federico, come possiamo andare avanti? Provo ad aggiungere un pezzo a allora, sì, questa grazie. riflessione, grazie. Eh, ripeto, mi sembra che ci siano dei ragionamenti molto complementari. Um, Intanto accompagnare noi stessi a questo passaggio ma anche accompagnare appunto gli altri quando gli altri sono persone che non condividono con noi un sistema linguistico, culturale. Pensate che alla fine dell'Ottocento Luigi Morandi, che tra l'altro è stato l'istitutore mi pare di Vittorio Emanuele III scrisse un libro che si intitolava «In quanti modi si possa morire in Italia» e raccolse tantissimi modi di dire nei, tra i cosiddetti dialetti italiani. Ve lo dico perché lui ne raccolse centinaia, quella era l'Italia, diciamo, c'era già, già una, non soltanto un, un sistema culturale, ma anche un sistema linguistico che legava uno Stato che era appunto nato da poco, ma c'era. Pensate se questo invece non lo trasferiamo su altre culture, altri sistemi linguistici. Ve no? ne dico solo uno di Morandi perché appunto mi sembra divertente, Morandi che dice i lucchesi che dicono andare a morire a Volterra no? perché aveva a che fare con la terra cioè con la sepoltura perché ce l'avevamo con quelli di Voltaire, evidentemente ma insomma i dialetti italiani sono pieni di questi esempi qua che sembrano e sono anche divertenti tuttavia poi però bisogna ragionare inseriamente su come raccontarci queste cose Susan Sontag nella Malattia come metafora per esempio dice che la metafora l'eufemismo insomma Forse dovrebbero essere un po' tolte di mezzo. Dice: La maniera più sana di essere malati è quella più libera dai pensieri metaforici. Dice in questo testo anche molto importante. E infatti consiglia, per esempio, di evitare le metafore guerresche, no? dello scontro titanico. Pensate a quando è morta la giornalista Neyatoffa, pochi anni fa, no? proprio, sono usciti diversi articoli, no? la sua battaglia. Quasi titanica, eroica contro il cancro, eccetera. Non si discusse molto. Sontag dice: no, bisognerebbe invece ricorrere, come diceva già anche il professore, a delle metafore che, però, parlino delle difese naturali del corpo naturale, di quello che naturalmente avviene no? nei processi anche biologici. Tuttavia, Sontag ne parla da, evidentemente, statunitense, che ha fatto una certa riflessione sul linguaggio, sul corpo e sulla malattia. Se andiamo. Diciamo, fuori da questi contesti culturali, troviamo di tutto. Invece, io ho fatto delle formazioni, appunto. Vi dicevo a personale medico un po' di anni fa, su questo, ho, essendomi occupato, occupandomi da vent'anni di linguaggio e migrazioni. Ho provato a dare un contributo. E, per esempio, appunto, dicevo prima, in persiano non abbiamo neanche la parola per cancro. Allora dipende anche a chi comunichiamo la malattia, non soltanto al membro della famiglia. E il coinvolgimento della famiglia è fondamentale in alcune culture, non bisogna dirlo al malato, bisogna dirlo prima alla famiglia, ed alcuni membri della famiglia in particolare, per esempio al figlio maggiore in alcune aree della Cina. Però dipende anche poi dal livello culturale, diciamo così, di scolarizzazione di chi abbiamo di fronte. Appunto, in Iran si usa con le persone che hanno un basso livello di scolarizzazione una massa che cresce, con questa senso di, anche di ambiguità, di indefinito, di vaghezza, no? cosa vuol dire? È grave o non è grave, dottore? Insomma, non si capisce. No? E quindi bisogna lavorare anche su questa dimensione qua, culturale, di scolarizzazione, linguistica, evitare l'ambiguità e quindi poi quando le persone arrivano nel nostro paese cercare di attuare delle strategie di comunicazione che possano essere efficaci. Il professore mi raccontava prima davanti a un caffè quanta strada si è fatta neg negli ultimi decenni in questo senso, nella formazione del personale medico, nella riflessione, ma ancora quanta strada c'è da fare, aggiungo io. Se davvero, per esempio, e ci sono tanti casi, ve ne racconto un paio, eh, ci sono dei casi in cui non solo creiamo ambiguità, ma scontro, conflitto con la famiglia, in cui il malato non solo non si sente protetto, accudito, ma si sente marginalizzato dal personale medico. Per esempio, e vi racconto un paio di casi di, che hanno fatto letteratura, ehm, una persona cambogiana di 53 anni, con una limitata competenza dell'inglese, qui siamo in Inghilterra, eh, non siamo in Italia, sposato a un'altra persona cambogiana, casalinga, anche lei con una limitata conoscenza dell'inglese, e entrambi buddisti, quindi già qui c'è un elemento religioso, la morte come passaggio a qualcosa che, che avverrà. Quindi il problema non è tanto comunicare la morte. E cercare, come diceva il professore, di accompagnare questo, a questo passaggio anche culturalmente. Questa persona malata che ha un, una, una metastasi al colon incurabile, deve essere ospedalizzata e gli deve essere applicato un catetere. La persona malata non partecipa alla conversazione, ha bisogno di un interprete. È la moglie, che, però, vuole essere avvertita, vuole capire quello che sta succedendo. Tuttavia, l'interprete e la moglie c'è un problema. E quando si parla di alcune zone del corpo, diciamo così, alcune funzioni corporali, anche l'interprete ha difficoltà a spiegare come si utilizza un catetere. Nella lingua appunto che parlano queste due persone. La stessa donna non vuole che i figli piccoli assistano allo strazio fisico, non del, del cancro, ma del catetere, cioè dell'ospedalizzazione che ha in qualche modo meccanicamente anche questo elemento forzato, per, culturalmente forzato. Allora lì qual è il problema? Che il personale medico si pone il problema in Inghilterra. Dobbiamo accompagnarlo con un linguaggio consono al fine vita rispetto alla metastasi. La famiglia avverte come un elemento culturale invece dirompente la medicalizzazione, l'ospedalizzazione con quelle tecniche lì, ma non sa come comportarsi. Allora quando il marito ha dolore, per esempio, per il catetere e non per le metastasi, non ne parla. Questo è un esempio. Ce ne sono tanti, ve ne potrei leggere altri. Altri pazienti provenienti dal Marocco, anche qui vi dico solo un caso, perché poi appunto voglio rilanciare la palla di nuovo al professore su questo. In questo caso, religione islamica, anche qui è il passaggio che conta, c'è un rito di passaggio perché la vita che arriverà può anche essere meglio di quella che è già stata. Tuttavia, come sapete, per la religione islamica c'è un punto cruciale, il corpo deve essere seppellito il prima possibile. E quindi lì il problema è comunicare alla famiglia, quando la persona sarà deceduta, come, quali sono le pratiche burocratiche, legislative, etiche, logistiche di riconsegna del corpo alla famiglia. Ma se il personale curante non lo sa, questo diventa un ostacolo insormontabile nella comunicazione. E badate che quando c'è stata la tragedia di Cutro, scusate se mi arrabbio perché mi occupo di queste cose da tanti anni, e sono stufo di vedere un paese che regredisce nell'accoglienza e regredisce nella cura e nell'ospitalità, quando c'è stata la tragedia di Cutro, ci sono stati tanti corpi lasciati in balia del niente, per giorni. E lì il problema non era soltanto la morte, era la riconsegna del corpo che andava seppellito. L'Islam non ha un rituale come il funerale, no? di cui si parlava nell'incontro precedente. Il punto però è ridateci il corpo. Vogliamo seppellirlo, altrimenti non ci va a fare quel pezzo di passaggio nell'aldilà. Forse in un mondo migliore. Ma se questi elementi interculturali non sono di dom dominio non solo del personale medico curante, ma anche della, della burocrazia, pensate alla stupidità della burocrazia, il cui unico problema è occultare i corpi in questo paese. Occultarli lontani da dove è venuta la tragedia, a Bologna, in altre città. E scusate se mi arrabbio, perché credo che sia veramente un segno di inciviltà non soltanto la mancata cura, ma anche il mancato come dire, accompagnamento alla morte rispetto ai familiari che hanno subito questa tragedia. Allora, <ride> allora che cosa si può fare? Ci sono tanti, il professore li ha già elencati. No? Molti, molte cose si possono fare, io sono d'accordo, l'elemento principale è l'ascolto, ci vuole una competenza culturale. Ci sono anche degli elementi di dialogo profondo, comunicativo, ci sono tanti studi su questo, non vi sto a noiare dandovi dei titoli, dei, no? Insomma, dei giornali, dei, journal, no? dei giornali accademici che si sono occupati di questo. Però, per esempio, si può cercare di attuare dei processi, di mettere in atto dei processi. Per esempio, il problema non è, lo diceva benissimo il professore, il linguaggio, soltanto la parola, ma è come preparare e prepararsi nella struttura ospedaliera alla comunicazione, il ruolo della famiglia, il tempo che ci si dà per affrontare questo, i follow-up, cioè le conversazioni di cui si ha bisogno per incominciare un ragionamento di questo tipo, che tipo di comunicazione, anche non verbale, eh? Poi però bisogna capire, appunto come eh, poi rapportarsi nell'evento comunicativo alle persone. L'elemento empatico, fino a che punto? A chi si parla nella famiglia? Con quale tono? Quante informazioni si devono dare? Di che tipo? In quale momento? No, sono tutte domande che sembrano banali, ma sono gigantesche in termini interculturali. E poi c'è un altro elemento su cui si riflette ancora troppo poco. Io chiedo al professore se... Perché su questo sono ignorante, conosco il contesto inglese meglio di quello italiano. Se in Italia invece si fa questo pezzetto, dopo ci vuole anche un elemento di valutazione. Ha funzionato quella strategia oppure no? Con quella famiglia, in quel contesto, con quell'elemento linguistico, l'interprete, chi usiamo come interprete? Professionale? Un membro familiare? E eh, ma se una donna non vuole dire al suo figlio o a un membro della famiglia, allo zio, che ha un problema, come si fa? Ma vedete quante domande! che spesso non ci facciamo neanche, non è che non abbiamo le risposte. Ci neghiamo anche di farci queste domande in ambito ospedaliero e in ambito culturale e direi anche soprattutto politico in questo paese. E poi a fare un assessment, una valutazione del processo, quindi non solo l'atto comunicativo in sé, ma tutte le fasi del processo, come vengono affrontate dal team curante e dalla società che si deve fare protezione rispetto a queste persone. Allora Così appunto rilancio un po' eh, la palla. Spero spero di essere utile in questo. La conoscenza, competenza interculturale fondamentale, la conoscenza linguistica, ma anche delle proprie risorse. Lo diceva bene il professore: se io continuo a parlare in gergo, che per me è normale, c'è qualcosa che però magari non arriva. Ma anche se semplifico il linguaggio, magari non è lo strumento principe in quel momento lì. Devo capire con un interprete come semplificare il linguaggio. Quale livello di metaforizzazione, se necessario? No? Soprattutto in alcune lingue dove mancano i termini specifici, anche nella lingua corrente, per nominare alcune patologie. E poi mi viene in mente un romanzo di Giun Palairi, una scrittrice, uno dei primi, che si intitolava L'interprete dei malanni. No? È la storia di un interprete che. Eh, adesso non ve lo racconto, insomma è un libro abbastanza divertente, voleva fare l'interprete a grandissimi livelli poi si trova a fare l'interprete per i medici, allora dice che sfiga, no? mi è andata proprio male no, io rovescio questa roba qui, quanta formazione bisognerebbe avere, fare, quante risorse dedicare alla moderazione culturale, all'interpretazione appunto, no? anche in ambito medico e curante e chiudo questa parte, perché poi citerei dopo la replica del professore a dire una cosa sulla morte degli altri, se c'è ancora tempo, dicendo che assolutamente l'ascolto è fondamentale. In quel librino che generosamente citavi all'inizio, eh, la, la farmacia del linguaggio, parole che feriscono, parole che curano, rifletto sulla parola curativa, su come può essere la parola curativa. E allora, per esempio, parlo del fatto che in inglese ci sono tre parole per dire malattia. Mm? Illness, disease e sickness. Illness è la malattia come se la sente il paziente, diceva il professore, non si tratta soltanto del mio linguaggio, ma anche di verificare, di raccogliere l'esperienza soggettiva del paziente. Poi c'è il disease, che è diciamo è quella più medicalizzante, la descrizione oggettiva che ne dà il medico, e la sickness, che è altrettanto fondamentale, è la socializzazione della malattia. Cercarne delle cause sociali, la socializzazione della cura. Ebbene, la talkative cure, come si chiama anche in inglese, la scuola di Harvard, per esempio, no? sulla fine vita, ma non solo, cercano di mettere insieme lì questi tre pezzi, che sono complementari, non soltanto un aspetto, ma tutti e tre. E mi fa piacere citare un testo di Umberto Curi, che rifletteva proprio sul linguaggio della malattia, il filosofo Umberto Curi, che dice: la prima cosa da fare è essere terapeuti. Però terapeuta, in senso etimologico, non significa somministrare una terapia, significa porsi in ascolto. Umberto Curi la lega all'etimologia di obbedire, obaudire, essere al servizio di. E lui la lega anche alla sua lettura, per esempio, della relazione tra Patroclo e Achille. Omero chiama Patroclo terapeuta di Achille perché si pone in ascolto, al servizio di... E allora in termini interculturali io dico che la prima cosa da fare è essere sì terapeuti, ma nel senso di porsi in ascolto e porsi in ascolto sia dei propri limiti sul piano culturale, linguistico, della composizione anche del team, delle risorse che vengono, dovrebbero esserci a disposizione. Prendiamoli, scusate, Rodomea, anche i linguisti, anche gli antropologi, anche gli etnografi quando bisogna fare questo tipo di ragionamento così complesso in termini interculturali, anche nella cura. Non è che bisogna pagarci, e io ci vengo anche gratis, voglio dire, non è questo il problema. Il problema però è avere la consapevolezza che alcuni elementi vanno sollecitati, vanno sollecitati. E allora l'ascolto come messa al servizio di, con tutto quello che poi diceva il professore. Chiudo dicendo che però c'è un pezzo dove non ci mettiamo in ascolto, e l'ultima cosa che vorrei dire, prima di chiudere l'incontro, dal mio punto di vista, e che credo che anche lì ci sia un grandissimo lavoro da fare, ma intanto mettiamo insieme i pezzi per lavorare insieme. E l'etnografia, guardate, non è una cosa secondaria. Noi lo facciamo, per esempio, quando dobbiamo insegnare agli insegnanti come lavorare sul linguaggio con i minori non accompagnati, che hanno bassi livelli di scolarizzazione, che arrivano in Sicilia, per esempio, che quindi non sanno né leggere né scrivere, neppure nelle loro lingue di istruzione, non hanno finito un ciclo scolastico, ma parlano 5, 6, 7 lingue con grandissima facilità passano da una lingua all'altra, hanno viaggiato per 12, 18 mesi, sono sopravvissuti a, a delle cose che non si possono neanche raccontare. Ebbene, noi diciamo agli insegnanti, prima di dare una valutazione sulle competenze o le incompetenze linguistiche di queste persone, facciamo insieme un'osservazione ortografica, cioè cerchiamo di capire come interagite all'interno della classe, quale risorse linguistiche vengono messe in campo della persona che noi in modo pregiudiziale avevamo valutato come incompetente facciamolo anche allora nell'ambito della cura. Mettiamo insieme e sono sicuro che il professore queste esperienze le ha fatte in modo eccellente per, per quello che appunto sentivo dai suoi racconti, le famiglie, il personale medico curante, ma anche il personale che poi si occupa non soltanto appunto no, i, i medici, ma tutto il personale che sta insieme al malato, le famiglie, ma anche il pezzo di società che deve lavorare col malato, le comunità, per esempio, dove alcune malattie sono tabù, dove alcuni discorsi non si possono dire. Mettiamo insieme con un lavoro anche etnografico delle competenze e proviamo a far venire fuori, con l'ascolto, le risorse che abbiamo a disposizione in termini interculturali. Io credo che sarebbe, non so, magari lo fate già tutti i giorni, ma credo che non sia una pratica diffusa e dovremmo incominciare a metterla a sistema. Certo. Condivido il tuo pensiero e, e la speranza che il futuro possa andare in questa direzione. È molto chiaro a tutti noi che non, non si può improvvisare quando si ha a che fare con... Le persone che sono in una condizione di crisi, in una situazione di difficoltà, è importante poter utilizzare no, questo strumento della comunicazione e della relazione in un modo competente. Per fare questo bisogna crescere, bisogna confrontarsi, bisogna stare insieme, bisogna fare rete. E io credo che questo festival di Torino Spiritualità di quest'anno, proprio, eh, come dire, no, mh, sia andato nella direzione di un movimento culturale di dialogo su un tema eh, che in realtà rappresentava un tema dal quale fuggire e invece abbiamo capito come in queste giornate insieme è stato possibile stare insieme con la voglia di farlo e soprattutto con la consapevolezza di quanto questo possa essere utile per ciascuno di noi Um, farlo bene è importante per chi um, come dire si avvia al termine del proprio percorso l'abbiamo detto anche prima nel pieno rispetto delle storie individuali anche per chi resta che continua un altro tratto di vita uh, e lo può fare meglio solo se il pezzo prima è stato fatto con consapevolezza con coscienza e con attenzione e con rispetto quindi uh, noi avremo bisogno di un pomeriggio intero in realtà Sappiamo benissimo che questo tempo finisce, non mai come in questi giorni, ce lo stiamo dicendo. Un tempo che finisce e che purtroppo è finito anche oggi. Eh, noi avremmo voluto, come dire, no? dare anche un po' la parola a voi, però non, non abbiamo eh, potuto farlo perché. Troppo interessanti e stimolanti sono stati i contenuti di Federico e di Oscar. Quindi dobbiamo avviarci e quindi grazie. Io vi ringrazio tantissimo. Oscar vuoi ancora fare una battuta? Siamo proprio arrivati. No, sono un flash. Io ho una foto nel cortile con il capo clan. Eh... Rom, che morì al San Giovanni, antica sede, e è tradizione in quel clan di prendere una foto, tutto il clan insieme al morto in piedi eh, nel, eh, eh, nel cortile dell'ospedale. Per cui eh, vincendo tutta una serie di questioni burocratiche con la direzione sanitaria che era contraria alla cosa, eh, ottenni di poter fare questa foto di gruppo in cui c'era tutto il clan Rom. Eh, che era stato presente alla morte di questo capoclan, c'era il capoclan morto ma in piedi e io che sono stato ehm, chiamato a far parte di questo gruppo per dire che quindi le tradizioni nei confronti della morte sono tantissime e eh, diverse, eh, episodi di questo tipo se ne possono raccontare naturalmente altri, ma... Mh, eh, questo ci ricorda eh, quella R di Nurse di cui parlavo prima, eh, che è il respecting. Eh, probabilmente il rispetto dell'altro, il rispetto delle altre culture, eh, il rispetto di quello che, che, che succede nell'avvicinarsi alla morte è il miglior modo per eh, eh, aiutare queste persone, perché la S sta per support, che non è... Anche lì un po' come la terapia, il supporto non è una terapia, non è un trattamento, è prendersi in carico i bisogni dell'altro, che è una cosa un po' diversa. Dobbiamo proprio chiudere, allora chiudiamo con. Applausi. Un saluto, un saluto grato anche a tutti gli assenti. Tutti quegli assenti, che, che proprio anche attraverso il loro passaggio, eh, ci hanno permesso di essere qui e di pensare qui tutti insieme oggi. Grazie a voi per la vostra attenzione e buona serata. Grazie. Grazie.